Alessandro Quasimodo legge Letizia d'Alessandro, un condominio rosa. Caro diario, mentre l'aereo atterra, guardo rapita i contorni della mia terra e l'odore del mare mi inebria. Sono a Palermo, a casa mia. L'auto percorre veloce l'autostrada dove i monumenti eretti in ricordo di Falcone impongono alla memoria di non dimenticare. Ho lasciato Palermo per vivere a Bolzano e il mio accento in questi anni è stato il monitor delle mie origini. La casa dove sono vissuta, alla morte di mia madre, è diventata mia. Le finestre si affacciano sul mare e su un condominio dalle facciate rosa. Sono trascorsi 26 anni, eppure ricordo come fosse ieri il giorno che iniziarono i lavori di costruzione e ricordo l'uomo che seduto sulla sua sedia a dondolo dalla porta a vetri della propria stanza guardava quell'edificio prendere vita, mentre la sua lo stava abbandonando. Era malato da un anno, quando iniziarono i lavori di costruzione dei condomini, ma per lui, così forte e deciso, sembrava un'eternità, e l'impotenza lo logorava ancor di più della sua malattia. Mio padre aveva 45 anni, era duro e forte come il ferro che lavorava. Per me una roccia burbera e silenziosa. Agognavo un sorriso o una carezza dalle sue ruvide mani, ma la delusione di uno sguardo indifferente aveva creato la disillusione negli occhi di una bimba che cresceva nel silenzio. Mio padre diceva sempre che i figli si baciano quando dormono. Non ho mai saputo il motivo di questa affermazione, ma questo suo pensiero negli anni aveva creato distanze tra me e lui, e le distanze avevano creato muri. Quando incominciò a partire per lavoro, mia madre gli telefonava la notte, perché costava meno, e non ricordo di averle mai sentito dire la mattina che mio padre ci mandasse un saluto, anzi, non ci diceva nemmeno che lo aveva chiamato. Era il 1990, quando dopo 2 mesi di lavoro a Milano, mio padre una sera tornò. Saliva lento le scale e il suo viso mi apparve scarno, magro, e dolorante. Quella sera non mangiò molto e cercò di dormire seduto sulla sedia in cucina con il cuscino sul tavolo, ma non ci riuscì. Il dottore disse che aveva una forte lombosciatalgia, ma per essere più sicuri disse di fare esami specifici, risonanza magnetica, TAC, e dopo i numerosi esami i dottori dissero a mia madre: linfonodi, si possono operare. Non si preoccupi, signora. Dissero questo a mia madre i dottori dell'ospedale e giorni dopo operarono mio padre. Era il 7 luglio del 1990 quando mio padre fu operato e subito richiuso. Ero con mia madre quando un dottorino giovane e sorridente ci disse: signora, suo marito ha un male incurabile, è pieno di metastasi, purtroppo è diffuso ovunque, si rassegni, non esce vivo dall'ospedale, buongiorno. Che strano, era estate, ma io sentii un freddo gelido attraversarmi e mia madre, che mi stringeva a sé piangendo come una disperata.
Aveva 35 anni, due figli adolescenti e aveva sempre accudito la casa. Mio padre, l'uomo, era sempre stato lui a occuparsi di tutto. Confusa ripeteva: come faremo? Come faremo? Come glielo dico? Ma non ci fu bisogno di dirglielo. Lo capì quando i medici non passarono più e un giorno vide i suoi fratelli e suo padre venire in ospedale. Non li vedeva da 20 anni e, rivolto a mia madre, disse: allora è vero, sto morendo. I dottori avevano tolto il liquido creato dal male e così mio padre incominciò a riposare meglio e, come ultima speranza, iniziò la chemio. Stava in casa mio padre in quell'estate che sembrava interminabile e dove lui sembrava guarito e diverso. Spazzava i pavimenti quando si sentiva in forza e quando la chemio lo spossava stava sdraiato sul letto e ci chiamava solo per parlare. In 16 anni mio padre mi aveva rivolto solo le solite frasi di rito e invece adesso parlava. Spesso stava seduto sulla sedia a dondolo che gli avevamo regalato per il suo compleanno l'anno prima, sedia che doveva servire per la sua vecchiaia, ma che adesso era la sua compagnia di giornate passate a fissare un palazzo che stava nascendo. Lì, dove prima era tutto erba, le ruspe avevano scavato e operai accaldati lavoravano senza sosta. Chissà se lo vedrò finito, si domandava dondolandosi piano finché non si addormentava. Spesso venivano le sue sorelle a trovarlo e mi piaceva ascoltare quei ricordi lontani, quando mio padre era stato un bambino, un adolescente. Mi piaceva sentire l'eco delle risate e quella tranquillità che sembrava allontanare i brutti presagi. Ma all'improvviso le condizioni di mio padre peggiorarono e l'estate era finita. Non riusciva più a mangiare mio padre e la chemio non sortiva alcun effetto. La morfina lo intontiva e nei pochi attimi in cui il viso si rasserenava mi stringeva la mano e mi sorrideva come per rassicurarmi. Ma non era così. Giunse l'anno nuovo. Era gennaio del 1991. Fu ricoverato d'urgenza mio padre. Volevano tenerlo in ospedale per fargli la dialisi, ma lui disse solo: voglio morire a casa mia. Riportami a casa. E mia madre lo accontentò. Aiutato dai miei zii e con la complicità di un dottore, piano arrivò all'auto per l'ultimo viaggio. Per tutta la notte aiutai mio padre a appoggiare i piedi per terra. Era il suo desiderio sentire la terra sotto i piedi per poi dirmi: adesso va bene. Era mattina quando svenne in bagno. Tenuto dai suoi fratelli, lo riportarono a letto. Le urla di mia madre mi svegliarono. Mi ero appena assopita. Quando giunsi nella stanza, lui era cosciente e con un fil di voce stava salutando tutti. Le sue mani sul mio viso erano fredde e i suoi occhi mi sembravano grandi e sereni. Ti voglio bene, mi disse con un sorriso. Da bambina avrei pagato qualsiasi cifra per il suo sorriso, per quelle parole, ma non sapevo che il loro prezzo sarebbe stato
un addio. La sua bara era piena di rose quel giorno e la gente, quanta gente, quanta gente. La macchina lenta si avviava verso la chiesa e per alcuni secondi passò davanti alla nuova costruzione. E io mi voltai. «Papà, guarda, un condominio rosa!» Alla fine lo aveva visto finito quel condominio. Quell'insieme di piccoli appartamenti era diventato un piccolo condominio dalle pareti rosa. E mentre mio padre concludeva il suo viaggio, altre persone avrebbero iniziato il loro, perché così è la vita, anche se a 16 anni questo non ti consola, caro diario. Quando torno nella mia vecchia casa, spesso mi soffermo alla finestra per guardare le pareti ormai sbiadite di un condominio rosa. E a mia figlia che mi domanda perché, io le rispondo che quel condominio mi ricorda un'estate lontana dai contorni confusi, da cui emerge nitido il viso sorridente di mio padre. Buonanotte, amico mio. Domani iniziano le vacanze, mare, sole e un'altra estate da ricordare e da raccontare a te, che sei diventato il mio confidente, la mia memoria, per non dimenticare. Al prossimo viaggio.